Allora, consigliere Alacco, iniziamo, prego. 5 minuti, Presidente. 4 minuti. Allora, la ringrazio. L'altra volta avevo chiesto la parola in merito al dibattito che si era sviluppato. E ora, velocemente, vorrei fare il punto sulla situazione relativa all'acquisto o meno della collezione di abiti storici Arezzo e Trifiletti. Come Movimento Città noi chiediamo alla Giunta una posizione chiara. Esiste o no un interesse reale all'acquisizione? Si intende o no effettuare un passo concreto verso l'acquisizione che sia diverso da quello delle schede presentate all'interno del progetto Cultura e Movimento, che tra l'altro sembra essere mossa, del resto non gradita nemmeno al proprietario della collezione. Esiste o no un progetto culturale generale che riguarda la città e che in qualche modo possa includere anche l'acquisizione di questo pezzo di storia, di cultura della nostra terra? E vorrei sorvolare sulla trattativa che per eufemismo definisco incerta, però a questo punto io credo che si debba sia alla città che ai consiglieri che sono intervenuti, che a quanti stesso all'interno del Movimento 5 Stelle e alla Giunta hanno rivelato fin dall'inizio interesse alla trattativa, io credo che sia arrivato il momento di dare una parola di certezza. Per quanto riguarda invece la discussione che si è alimentata l'altro giorno in merito ai concorsi e all'anonimo eletto in consiglio, io trovo che tutta la vicenda sia punteggiata di illogicità. Trovo illogica una selezione che alla fine porta all'individuazione di due professionalità stimatissime e che tra l'altro erano già conosciute e stimate precedentemente. Mi domando che senso ha avuto questo tipo di selezione, quando poi si è andata a confermare professionalità note per le quali si poteva esprimere già un contratto di fiducia a norma di legge. Ma trovo poi illogiche le denunce di cittadini indignate, ma consegnate a lettere anonime. Non trovo tracce negli elenchi telefonici di tutta la provincia di tale Paolo Scrofani. Trovo anche illogiche le interviste stupide di concorrenti che pur sapevano fin dall'inizio quali erano le regole della procedura concorsuale e che non fanno però ricorso secondo termini di leggi. Trovo illogico infine che il Presidente di una Commissione Trasparenza legga in Consiglio una lettera anonima, aprendo un percorso che potrebbe risultare letale per tutti quanti noi e la stessa istituzione che rappresentiamo. Trovo illogico che si vada a convocare una Commissione Trasparenza a porte chiuse dopo la lettura di quella lettera anonima data in pasto, tra l'altro, alla stampa. Mi domando se ci dobbiamo aspettare il disvelamento di un intero carteggio. E infine, trovo illogico appellarsi al Presidente del Consiglio per chiedere giustizia o controllo di regolarità. Io mi appello invece al Segretario Generale sulla base del regolamento del controllo degli atti interni che abbiamo recentemente emendato. Io credo che quella sia la sede opportuna e la segnalazione gliela faremo per iscritto affinché tutte le procedure emesse dall'amministrazione in merito vengano vagliate e lei possa esprimere un criterio non solo, diciamo, di legittimità e di corrispondenza alle prassi e alle leggi, ma anche un parere relativamente ai principi di efficienza ed efficacia di relazione amministrativa. Grazie.